cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi, da parte del Signore Gesù che vi accoglie nel suo cuore. E buongiorno, da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. A voi è dato conoscere i misteri del Regno di Dio. Coloro che amano Gesù sono in grado di conoscere Lui e il suo regno. Chi non lo ama per egoismo non potrà vivere la vita nuova che vive chi obbedisce a Gesù, il Re che muore per noi. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché ci hai donato la grazia e la gioia di conoscere il mistero della tua divina volontà, per poterla vivere fin d'ora e per l'eternità. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella divina volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, in fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano, per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari, vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale. Arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione di Beata, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, se aveste la fede, quello che ottenete con anni di preghiera, lo terreste con una sola domanda. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. Siate sempre. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.